Era a questo punto di cominciare con l'argomento che credo che non abbia bisogno di moltissime presentazioni, almeno in linee generali, penso che sia sufficiente il titolo. Ma ci trattiamo delle origini mitiche degli arabi e dei romani a confronto. Vediamo esattamente, dato questo argomento, come poi affrontarlo. L'idea generale è partire da quello che è noto e poi procedere verso l'ignoto. Quindi illustrerò il mito delle origini del popolo romano, un'introduzione, una descrizione e anche una breve discussione. Dopodiché passerò a quello che è meno noto, cioè al mito delle origini del popolo arabo, anche in questo caso con un'introduzione, una descrizione del vero e proprio mito e anche in questo caso una breve discussione. Per finire, proporrò un confronto per quanto possibile tra i due miti e questo confronto ci porterà alle conclusioni che riguardano il senso generale del mito. Naturalmente una risposta definitiva non c'è, però qualche suggerimento, qualche spunto di riflessione. Di chi parliamo oggi? Questo è il nostro primo ospite, cioè il nostro discorso sul mito delle origini presso i romani prenderà le mosse da questa compilazione di un anonimo che vi introdurrò a breve, ma fin da ora è necessario precisare che invece c'è un grande assente che è, come dire, se mi passate il termine sbrigativo, il contenitore par excellence del mito delle origini romane, Enede di Virgilio. Quindi in questo caso parliamo delle origini del popolo romano tramite un'altra fonte che è quel, molto pratico, questo piccolo volume di recente pubblicato sotto il titolo di Un'altra storia di Roma, questa è la traduzione italiana, nell'originale porta il titolo di Origo Gentis Romane, è l'opera di un anonimo della fine del IV secolo d.C. Il termine Origo è un termine dibattuto circa il significato, se porti cioè il significato di origine oppure di storia. Ad ogni modo, vediamo i contenuti. I contenuti si riadattano al genere del compendio storico-letterario che appunto era in voga a quell'epoca. È un compendio di storia romana, quindi negli intenti di tutta la storia romana, ma lui interessa il fatto che parte dalle origini, che nell'ottica dell'autore o degli autori, una storia che comincia un millennio prima della fondazione di Roma, fino poi all'epoca dello scrivente, degli scriventi. Che cosa vuol dire in concreto tutta questa storia? Questa storia, per essere esposta bene a chi legge, viene divisa in tre parti fondamentali. Cioè la prima parte parla della preistoria di Roma, che è quella che interesserà a noi oggi, c'è una seconda parte che parla delle biografie di uomini illustri di età regia repubblicana, poi la terza parte che parla dei principi regnanti da Augusto fino al 360 d.C., appunto l'epoca dello scrivente. Noi ci concentriamo solo su quello che sullo schermo è rappresentato in caratteri neri, quindi sulla preistoria di Roma. Soprattutto dalla preistoria, se mi passate l'espressione tautologica, dalla preistoria più remota, cioè dall'arrivo di Giano nel Lazio fino alla fondazione di Roma. Che cos'è la preistoria di Roma? Da Giano fino alla fondazione? Vediamo passo per passo. Passo per passo perché vorrei evidenziare il concetto che nell'ottica di chi ha scritto quest'opera parliamo di storia. Quindi è una storia fatta di momenti. Poco importa che sia una storia mitica. Per chi scrive questa è una storia, quindi c'è un prima e un dopo. Ci sono degli eventi collocati. Che cos'è il prima, che cos'è il dopo? Per l'autore si comincia con l'arrivo di Giano e Saturno nel Lazio, dopodiché c'è la civilizzazione degli aborigeni da parte di Giano e Saturno. Civilizzazione vuol dire si trasmettono le tecniche di agricoltura, per esempio, oppure le tecniche di coniazione della moneta. Dopodiché ci sono le vicissitudini dei discendenti di Giano e Saturno che regneranno o che hanno regnato sugli aborigeni. Chi sono questi discendenti di Saturno e che cosa succede loro? I discendenti di Saturno sono fondamentalmente tre re fra i tanti. Sono Pico, sono Fauno e sono Latino. Pico, Fauno e Latino, che vicissitudini hanno, si vedono di fronte arrivare rispettivamente Evandro, Ercole ed Enea. Noi ci concentreremo su questo terzo evento della storia mitica.
cioè l'arrivo di Enea presso Latino, dove Latino appunto è il re degli aborigini ed è un discendente di Giano, di Saturno. Che cosa succede a Enea quando arriva appunto in Lazio e incontra Latino? Succedono tre cose. Enea fugge da Troia, quindi arriva in Lazio perché è fuggito dopo la caduta di Troia. Enea fonda la città di Lavinio, ed è importante perché in questa versione, in quest'opera di cui noi parliamo, si rappresenta un particolare che nelle Enneadi non troviamo, cioè Enea fonda la città di Lavinio presso uno stagno sito nel territorio appunto di Latino. E poi c'è il terzo evento delle vicissitudini di Enea. Enea, come ben sapete anche da Virgilio, sposa Lavinia, figlia di Latino. Vorrei ancora una volta sottolineare il concetto con la linea del tempo, che quello che è il tempo mitico, viene fatto capire bene nella narrazione, cioè la narrazione segue proprio la scansione cronologica. Siccome prima c'è stato Enea fuggito dalla caduta di Troia, poi dopo c'è stata la fondazione da parte sud della città di Lavinio e poi dopo il suo matrimonio con la figlia di Latino, bene, la narrazione segue tutti questi eventi passo passo, con precisione. Oltre che naturalmente tutti gli altri, quello che vedete numerato con 1, 2, 3 sono tutte le vicissitudini precedenti, Giano, Saturno, Pico, Fauno. Vediamo i passi, non si vede forse molto bene, però posso leggere io. Vediamo insomma le vicissitudini di Enea, che sono tre. Le vediamo una per una. In corpore vivi. Ho riportato per scrupolo filologico anche il testo originale, ve lo leggo naturalmente in italiano, naturalmente perché le mie competenze non sono di latinista e quindi mi sono appoggiato su un collega di quell'ambito. Mentre in Italia regnava Latino, successore figlio di Fauno, Enea, dopo che Troia era stata consegnata a rapimento da Antenore e altri capi degli Achei, recando consigli dei penati e portando sulle spalle il padre Anchise e per mano il figlio Letto, uscì di notte dalla città. Questa è, in buona sostanza, la fuga. Quindi il primo grande elemento narrativo. Enea fugge. L'anonimo dell'Olivo Gentis Romane poi ci racconta un fatto che non troviamo, un fatto mitico naturalmente, quindi un elemento mitico che non troviamo nelle Enneadi, cioè Enea fonda la città di Lavinio presso uno stagno sito nel territorio di Latino. Semplifico un po' la lettura. Sbarcando dunque nel territorio laurente e fatti pochi passi verso l'interno, giunse presso due stagni contigui d'acqua salata e qui si lavò e si ristorò con il cibo. Allora in quel luogo fondò una città e dal momento che si era lavato nello stagno la chiamò Lavinio. Questa è la versione dell'anonimo compilatore di quest'opera. Vediamo che cosa succede dopo, il terzo evento che riguarda Enea. Enea sposa Lavinia, figlia di Latino. È narrato molto molto rapidamente. In realtà è narrato molto rapidamente perché l'autore ci sta parlando di altro, e mentre ci parla di altro fa una precisazione, una parentetica. Allora i troiani iniziarono a fortificare il luogo che Enea chiamò Lavinio dal nome di sua moglie, figlia del re Latino. Quindi, en passant, sappiamo che nel frattempo appunto si è sposato con Lavinio. Questi sono i tre elementi del mito delle origini del popolo romano, quando parliamo di Enea. Li riassumiamo, cioè abbiamo, attenzione, i passi e i punti della narrazione, quello che trovi in verde e quello che c'è nel testo. Il bianco è un'altra cosa, è l'analisi dello studioso, non sono io, è appunto il collega latinista che ha pubblicato il libro con una guida, con un'introduzione. Quindi in verde è quello che è nel testo, in bianco l'analisi, l'interpretazione. Riassumiamo i tre temi, l'arrivo di Enea presso Latino, re degli aborigini, questo come dire il grande contenitore narrativo. Enea fugge da Troia, Enea fonda la città di Lavinio presso uno stagno sito nel territorio di Latino e, infine, Enea sposa Lavinia, figlia di Latino. Che cosa c'è, da un punto di vista narrativo, dietro a questi eventi mitici? Enea fugge da Troia corrisponde a un tema che viene chiamato la migrazione forzata.
non credo che ci sia bisogno di commenti, evidentemente non è andato via appunto dalla città di Praga perché lo volevo. Il secondo elemento è la fondazione di un insediamento presso la risorsa idrica, e fin qui diciamo tutto bene, non è un nulla di particolarmente innovativo, che una persona si vada ad insediare in prossimità dell'acqua mi sembra evidente per la sopravvivenza. Lo snodo fondamentale è che la risorsa idrica appartiene a un altro popolo. Il terzo elemento in parte è collegato al secondo, cioè dopo che ha luogo l'insediamento del protagonista presso la risorsa idrica di un altro popolo, il protagonista contrae anche matrimonio presso la popolazione con cui è venuto in contatto. Questi sono i tre temi della narrazione fondamentale che ritroviamo nel mito delle origini, che vi ho definito un mito delle origini lineare, etimologicamente, proprio perché su una linea, sono tre eventi nel tempo, sulla linea del tempo, 1, 2 e 3. Se non che, qui entriamo, finisce la descrizione, con la parte bianca della slide precedente, siamo entrati già un po' nella discussione. Continuiamo, finiamo la descrizione e proseguiamo nella discussione, nell'analisi, quello che nel testo non c'è del tutto. Ci sono, cioè, dei fattori di disturbo di questo mito lineare. Questo mito, cioè, non è vero, come vi ho detto poco fa, che sia del tutto sulla linea del tempo. Perché se spucciamo, se leggiamo in altre parti dell'opera, appunto in altre parti, questa narrazione sulla linea del tempo si interrompe. Vediamo che cosa succede. Il giallo è la linea del tempo, e Enea fugge dalla città di Troia. Benissimo, lì nessun problema. I problemi cominciano quando abbiamo l'argomento narrativo di Enea fonda la città di Lavinio presso uno stagno nel territorio di Latino. Questo è quello che abbiamo visto finora nella successione di eventi. Se leggiamo poco prima nel testo, però non è così. Perché guardate che cosa succede. Allora i troiani iniziarono a fortificare il luogo che Enea chiamò Lavinio dal nome di sua moglie. Ma se la città di Lavinio è così perché sua moglie si chiamava Lavinia, allora non è vero che la città di Lavinio si chiama così perché Enea si è lavato in uno stagno. Delle due, l'una. O comunque, scusatemi, sto facendo qualche cosa dalla prospettiva eurocentrica. Delle due luna non per forza, cioè qui non vige il principio di non contraddizione. Se noi quando leggiamo il mito mettiamo il principio di contraddizione o è bianco o è nero o una cosa o un'altra, stiamo perseguendo un'altra strada che è quella appunto della filosofia e del razionale e non è nel mito. Quindi qui cominciamo a vedere un elemento mitologico che è proprio del mito, ovvero sia una cosa è possibile e anche l'altra. Come fanno due cose a essere possibili insieme? Però non vi do una risposta, però lo accettiamo così com'è. Sono possibili entrambi. Una cosa può essere bianca e nera. Lo stesso succede con il terzo elemento narrativo. Vi ricordavate che aveva questo argomento generale. Enea sposa Lavinia, figlia di Latino. L'abbiamo letto, ma se leggiamo poco prima nell'opera, cioè prima che Enea arrivi in Lazio, e in qualche modo si trova a peregrinare nel Mediterraneo, troviamo questo. Quando però dalla morte di Polidoro gli fu chiara la slealtà di Polimestore, si allontanò di lì e navigò fino all'isola di Delo. Qui prese in moglie Lavinia, figlia di Aio, sacerdote di Apollo. Ma come? Come fa Lavinia ad essere figlia di un sacerdote da qualche parte nel Mediterraneo se Lavinia è la figlia di Latino? Delle due luna? Non lo sappiamo. Semplicemente registriamo per ora gli elementi per così, per come si presentano. Voglio solo dirvi per scrupolo che la versione che vi ho appena letto, quella della figlia del sacerdote di Apollo Adelo, si trova anche in Dionigidia di Carnasso. Quindi non si trova nell'Enede, ma si trova in Dionigidia di Carnasso. Andiamo avanti. E quindi cerchiamo di capire di più. Ha un altro fattore di disturbo del mito lineare. Facciamo qualche passo indietro. Andiamo prima di Enea. Vi ricordate tutto quello che succedeva ai discendenti di Giano e Saturno? Era fondamentalmente questo fatto. C'erano degli aborigeni che si confrontavano con un personaggio straniero. Bene, vediamo. Leggo io, c'è il rosso e il blu. Il rosso e il blu vuol dire... il rosso, ve lo dico a voce, se non si visualizza, il rosso vuol dire sempre eroe greco. Il blu vuol dire sempre un re locale. Ecco i tre elementi nella linea del tempo. Teoricamente siamo ancora nella linea del tempo, vedete che sono tutti sul giallo. Cioè l'arrivo di Evandro presso Pico. Evandro, greco, Pico, re locale. Cioè l'arrivo di Ercole presso Fauno. Ercole, greco, Fauno,
per una volta locale. Infine c'è l'arrivo di Enea presso Latino, ancora una volta Enea, eroe greco, e Latino è un re aborigeno. Insomma, per citare una vecchia massima, la storia si ripete. Qui abbiamo insomma un elemento comune, l'arrivo di un eroe greco presso un re degli aborigeni, e sempre lo stesso motivo ripetuto 3 volte. In maniera un po' più astratta, abbiamo un eroe greco più un incontro più un re degli aborigeni. Adesso cerchiamo di capire che cos'è dal punto di vista dell'analisi, cioè che cosa sta succedendo da un punto di vista dell'analisi, se vogliamo capire meglio la questione. Qui fondamentalmente abbiamo 3 passi, ma anche in precedenza, abbiamo 3 passi narrativi, 3 punti narrativi, 3 elementi narrativi che sono fuori dalla linea della narrazione, in cui il tema si riduce a uno schema, cambiano i personaggi e le cose, ma resta costante la relazione tra di loro, cioè tutti questi personaggi, poco importa che siano personaggi, quello che importa è che si incontra sempre un greco, la relazione tra un greco e un re locale. Questo tipo di interpretazione si chiama una variante narrativa forte o un tema ricorrente, un leitmotiv, è sempre lui, come in musica, non è molto diverso, insomma. A questo punto cominciamo già a chiederci come si legge il mito delle origini e più in generale un mito. Questa è la proposta di non tanto del latinista Lentano quanto di Claude Lévi-Strauss. Come si legge il mito delle origini? Abbiamo 2 possibilità. Quella più intuitiva, che è la lettura orizzontale o lineare, cioè c'è un elemento narrativo 1, un elemento narrativo 2, un elemento narrativo 3. Ma questa lettura orizzontale ci fa perdere qualche cosa, cioè ci fa perdere il fatto che in fondo ci stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Allora la proposta di Lévi-Strauss è: proviamo a leggere il mito in verticale, un po' come se fosse un accordo musicale, dove gli elementi dell'accordo naturalmente sembrano differenti, ma sono poi tutti la stessa nota. In musica non è così, nel senso che in un intervallo musicale un accordo è fatto da un solo elemento comune a 2 intervalli. Qui nel mito è ancora più forte, cioè tutti e 3 gli elementi hanno solo la stessa cosa. Guardate l'esempio: l'arrivo di Evandro presso Piccolo, l'arrivo di Ercole presso Fauno, l'arrivo di Enea presso Latino, e Lévi-Strauss ci dice: non leggeteli uno dopo l'altro, li mettete su un foglio in colonna, guardate cosa hanno in comune e ottenete il significato del mito. Il significato del mito di questi 3 pezzi è uno solo, cioè l'arrivo di un eroe greco presso un aborigeno. Attenzione, questo è il significato del mito secondo Lévi-Strauss. Che cosa significa esattamente questo? Non so dirvi. Diciamo che è una chiave di lettura più potente. Il senso ultimo e il significato ultimo ancora ci sfugge. Tutto questo riguarda i romani. Vediamo che cosa succede presso il mito delle origini del popolo. Quindi il secondo ospite, il primo ospite era appunto Rico Gentis Romani, il secondo ospite, un po' l'ospite misterioso, non c'è. Cioè, se noi vogliamo sapere che cosa succede nel mito delle origini del popolo arabo, non abbiamo un libro, non abbiamo un riferimento compatto. Questo vale a dire, riguardo alle fonti, che non c'è nessuna fonte diretta. Per esempio, non è sopravvissuto nessun poema epico che ci racconti questo mito, l'equivalente, per esempio, dell'Eneide. Non è sopravvissuta nessuna fonte indiretta, per esempio l'equivalente di ciò di cui stiamo parlando oggi, cioè nessuna compilazione dedicata al mito come potrebbe essere Origo Gentis Romane, o più in generale, non solo sul mito delle origini, sul mito in generale greco, nessuna compilazione dedicata come la biblioteca di Luzio d'Apollodoro. Non c'è nulla di tutto ciò. Rimangono solamente frammenti che sono stati incorporati in opere di tutt'altro genere, la storiografia, la genealogia, la lessicografia, cioè i dizionari, la grammatica, cioè i manuali di morfologia e di sintassi, e lo stesso Corano, che riporta qualche sporadica traccia di popoli o di figure civilizzatrici preesistenti allo stesso Corano. Questo di fatto vuol dire una difficoltà di ricerca, non solo delle fonti, cioè trovo questo mito delle origini in una fonte piuttosto che un'altra, ma provoca anche una difficoltà di ricerca nelle fonti. Non posso mai sapere se rispetto alle fonti che ho consultato ho veramente trovato tutto o se è rimasto qualche cosa che non ho visto sparpagliato nel testo. Ad ogni modo, vi propongo uno studio di caso
che è parte della credenza di tre, del fatto che ci siano, della credenza del fatto, contraddizioni interne, che parte della credenza secondo cui vi siano tre progenitori del popolo arabo. Sono appunto Kahtan, Adnan e Jurhum. Lo studio di caso oggi si concentra su Jurhum. Cerchiamo di capirne di più. Jurhum, insomma, per noi è l'esempio di quella che è la preistoria mitica del popolo arabo, perché è il progenitore almeno di una parte degli arabi, oserei dire di un terzo. Se una parte nasce da Kahtan, l'altra nasce da Adnan, almeno il terzo rimanente nasce da Jurhum. Quindi è il progenitore di una parte degli arabi ed è anche loro eponimo, nel senso che una parte del popolo arabo poi riceve il nome dal suo, come dire, dal suo progenitore, non diversamente da quello che avviene per il nome Israele nella tradizione biblica, tanto il figlio di Abramo quanto tutto quello che si ricollega a questo concetto. Tanto persona quanto poi anche popolo. È bene tenere presente questa doppia dinamica di significato perché la ritroveremo poi nel mito. Giuro, una volta una persona, una volta un popolo. Come quello che ci è rimasto, cioè come i frammenti ci parlano di Jurhum, ce ne parlano secondo tre tradizioni indipendenti, cioè dove si trovano dei pezzi di narrazione di Jurhum, si trovano in tre tradizioni indipendenti. Una è la tradizione del diluvio universale, che come indica lo stesso nome si rallaccia alla terra socioculturale, semitico e biblico. L'altra tradizione, a dire la verità la più scarna, è la tradizione di Babele, anch'essa si rallaccia allo stesso tipo di retroterra. Vi è poi la tradizione meccana, che come suggerisce ancora una volta lo stesso termine, vi dico, come dire, con tutta inappropriatezza, sono stati coniati da me in modo che fossero appunto dei termini parlanti che vi suggerissero questo tipo di informazioni. La tradizione meccana è una tradizione più genuinamente araba, che risale al cugino di Maometto, Ibn Abbas, pare cioè che sia stato lui il primo a trasmettere questo tipo di mito. Ma una tradizione rimaneggiata poi con interpolazioni islamiche. Per esempio, in alcune versioni di questo mito delle origini arabe compare una figura angelica, un angelo, un evidente anacronismo rispetto al mito precedente. Questo tipo di analisi appunto era chiuso in questo contributo, eccetera, eccetera, per dirvi che è terra incognita, è terra incognita. Tutto quello che vi presento ha un carattere ancora molto inesplorato e quindi modificabile, flessibile, eccetera, eccetera. Quali sono i materiali narrativi? I materiali narrativi sono questi, vi saranno presentati in traduzione naturalmente in lingua occidentale. Vediamo un po' che cosa racconta la tradizione del diluvio universale. La tradizione del diluvio universale ci racconta questo. Uno è un frammento proprio, non presunto dei frammenti, molto molto scarno. Siamo in quest'opera di Tabari, uno storiografo che tuttavia cita Ibn Abbas, il compagno di Maometto, che muore nel 650, quello di Maometto. Questa è la prima attestazione, siamo intorno al 650 dopo Cristo. Ho sentito Ibn Abbas dire: sull'arca di Noè vi erano 80 uomini, uno dei quali era Giorgio. Questo è tutto quello che sappiamo nella tradizione del diluvio in questo frammento. Un altro frammento un po' più esteso. È attestato nel 1500 e poi viene citato nuovamente nel 1750. Nel 1750 siamo in età illuminista in Europa e quindi viene citato in un'opera di carattere enciclopedico anche nel mondo arabo. La fonte è uno storiografo andaluso dell'850 d.C. Tutte le date che vedete dovrebbero aiutare a collocare cronologicamente gli scritti, sono riportati però con doppia dicitura, cioè si riporta prima il calendario arabo-islamico e poi quello appunto gregoriano. La prima lingua dell'uomo con cui Adamo fu espulso dal paradiso fu l'arabo, finché quell'era non divenne remota nel tempo e fu trascorsa. L'arabo si alterò e divenne il siriaco, ovvero la lingua propria della terra di Sura o Suriana, ovvero, e qui comincia la parte rilevante per noi del frammento narrativo, ovvero la Mesopotamia in cui vivevano Noè, la pace su di lui e la sua gente prima del diluvio. Aspettate che faccio un piccolo cambiamento. Allora, quella
quella lingua era simile al lago, quantunque alterato, ed era la lingua di tutti coloro i quali si trovavano nell'arca di Noè, ad eccezione di un solo uomo, che era chiamato Giurum. La sua lingua, infatti, era la lingua del primo aro. Quando costoro uscirono dall'arca, Iram, figlio di Sem, sposò alcune delle sue figlie. Quindi la ricorda più l'ultima parte di questo frammento, in cui abbiamo un po' di informazioni su Giurum e sui discendenti. Le riassumiamo. Lo sviluppo narrativo, quindi la linea del tempo mitico, è questa. Giurum fugge dall'Iraq, dal diluvio. E Iram, figlio di Sem, sposa una delle sue figlie. Attenzione, qui c'è un dato culturale, c'è un retaggio di poligamia. Perché sposa alcune delle sue figlie. Che cosa succede nella tradizione di Babele? Beh, vi direi, semplificando fino all'osso, praticamente nulla. Cioè la tradizione di Babele ci dice solamente, vi dico subito lo sviluppo narrativo, i Giurum, che qui sono concepiti come un popolo, migrano da Babele con un'altra popolazione biblica che sono gli Amaleciti. Il frammento è questo. Si dice che i Imanib, che è il nome arabo appunto per gli Amaleciti, siano stati i primi a parlare arabo quando migrarono da Babele. Si dice anche di loro e dei Giurum che siano i primi arabi. Informazione veramente scarsa, sappiamo solamente che sono fuggiti. Prima Giurum fuggiva dal diluvio, qui i Giurum fuggono invece da Babele. La terza tradizione narrativa, la tradizione meccana, è quella più corposa, è quella che ci dà più elementi narrativi, cioè sulla nostra linea del tempo troviamo tanti tipi di pezzi, tanti eventi uno dopo l'altro. Quest'opera è sempre l'opera di Tabari, lo storiografo, è stata tradotta in inglese. È quella, vedete? Io ve la cito appunto, seconda traduzione, ma ho verificato il testo in lingua originale. Allora, che cosa succede? Abramo abbandona Agare e Ismaele nel deserto, questo già lo sappiamo dalla Bibbia, ma ci dice che il punto del deserto in cui le abbandona è il punto in cui sarebbe nata successivamente la pietra nera e quindi la città di Mecca. Questo è l'elemento in più. Poi che cosa succede? Se Abramo se ne va, i due, Ismaele e Agare, sono persi nel deserto fino a che arriva un angelo, qui non meglio precisato ma con articolo terminativo, quindi non un ma l'angelo, non sappiamo esattamente chi sia. L'angelo accompagna Agar fino a Zamzam, che è una fonte d'acqua che si trova tutt'oggi alla Mecca, che fa parte del pellegrinaggio. Per noi importa che quello di Zamzam sia una sorgente d'acqua. Quindi l'angelo, pigia il calcagno per terra e da questo posto fuoriesce l'acqua. Dopodiché l'angelo ricorda ad Agar che di non preoccuparsi perché in quel posto avranno sempre da mangiare e che in quel posto sorgerà quindi la pietra nera, la città della Mecca, eccetera, eccetera, eccetera. E i Giurum dove sono? Finora abbiamo parlato di qualcosa di biblico, cioè Ismaele e Agar. I Giurum entrano nella narrazione a questo punto, cioè quando l'acqua sgorga dalla sorgente. I Giurum, che in quel momento si trovavano lì perché si stavano recando in Siria, vedono degli uccelli sopra alla sorgente d'acqua e dicono: questi uccelli stanno volteggiando sopra a una risorsa d'acqua, se ci vanno loro vuol dire che c'è l'acqua, ci andiamo pure noi. Vanno appunto vicino alla fonte d'acqua, incontrano Agar e Ismaele e dicono ad Agar: possiamo rimanere qui con te? Agar dice di sì. Ismaele e Agar fondano un insediamento, accolgono dunque questa tribù, questo popolo, questa etnia, i Giurum, e dulcis in fundo, at length death came to Agar as it comes to her people, and after she died, Ishmael married a woman from the Giurum group. Quindi dopo la morte di Agar, questa sarebbe la gioia di Freud, una variante narrativa che non c'è altrove, dopo la morte della madre, Ismael incontrò il matrimonio con una donna della tribù di Giurum. Quindi questi sono gli elementi di interpretazione psicanalitica del mito, a cui io non faccio riferimento, ma che vi comunque indico per darvi l'idea di una visuale proprio allargata di un'analisi letteraria. Seconda narrazione, sempre nella tradizione meccana. Sempre la tradizione meccana vuol dire che in questo testo di storia praticamente è la cosa successiva, è la pagina dopo.
l'autore storiografo racconta l'una versione e l'altra senza problemi, non si pronuncia su quella che è migliore o quella che è peggiore, ancora una volta il principio di contraddizione non vige, possono esistere il bianco e il nero insieme, tranquillamente. E cosa succede? Vi risparmio i dettagli, perché i dettagli non ci sono, è tutto uguale, questa versione differisce dalla precedente solo per una cosa, manca l'angelo, sono tutti esseri umani. Quindi non è l'angelo che accompagna Agar dal deserto verso la fonte, ed è neanche l'angelo a scoprire la fonte. È Ismaele che a un certo punto comincia a calpestare il terreno con i piedi per cercare l'acqua. E quindi è Ismaele che si porta fuori dal deserto verso la sorgente d'acqua e quindi poi che la fa sporgare. Quindi a tutti gli effetti è Ismaele che trova la risorsa idrica. Tutto il resto come prima. Arrivano i Giurgum, che in questo caso non è il secondo elemento di variazione minimo, che non sono un popolo che sta andando insieme, ma un popolo che abita lì vicino. Vedono l'acqua e dicono: ma come? Fino ad oggi lì c'era il deserto. Bene, c'è l'acqua, noi fino a poco fa morivamo di sete, non vogliamo più morire di sete, possiamo, dicono i Giurgum ad Agar e Ismaele, possiamo venire a vivere con voi? Gli altri rispondono sì, benissimo. Fondano la città, Ismaele e Agar fondano una città che naturalmente è la Mecca, qui è espresso il nome precisamente. E, guardate, brought Ismaele and Agar and set them down in Mecca, cioè questo posto nel deserto in cui ritroveranno la sorgente è già la Mecca. Quindi fondano questa città e dopo aver fondato questa città, Ismaele sposa una donna dei Giurgum che era andata a vivere con loro. Questo è quello che succede in questa narrazione nella tradizione meccana. Vediamo tutto questo nella linea del tempo. Beh, innanzitutto semplifichiamo. Qui in carattere nero, fondamentalmente, vedete, in carattere bianco, se leggete, trovate che le due narrazioni della tradizione meccana sono identiche. In nero trovate la variante, l'angelo sì, l'angelo no. Questo per dirvi che delle due potete cancellare e tenermene buona una. Per semplificare butto via l'elemento narrativo dell'angelo. Sono due varianti minime, non ci importano. L'elemento dell'angelo si butta via non solo per semplificare, ma anche perché non fa parte del mito. Nella mitologia pagana l'angelo non esisteva in quanto angelo islamico, quindi è un'aggiunta posteriore, quindi noi semplifichiamo o comunque restituiamo la versione, il mito originale. E cosa ci resta dunque? Beh, ci resta la linea del tempo mitico, che è la linea della narrazione. C'è un prima e c'è un dopo. Che cos'è il prima e il dopo? Quali sono questi eventi uno dopo l'altro? Scegliete la colonna di sinistra o quella di destra, la stessa cosa, cioè Ismaele fugge dal deserto con Agar. Ismaele fonda la città della Mecca presso una fonte sita nel territorio dei Giurgum. E infine, Ismaele sposa una donna dei Giurgum. Questa è la linea del tempo mitico che lo storiografo arabo, quando riporta, riporta così com'è. Mette per iscritto le cose una dopo l'altra, così com'è la loro sequenza temporale. Vediamo insieme adesso tutte queste tre tradizioni narrative, quindi quella del diluvio universale, quella di Babele e quella meccana, insieme. Una visione insieme, una sinossi per cercare di capire quello che eventualmente hanno in comune. Vi riporto prima di tutto però i passi e i punti, quindi ancora una volta sulla sinistra avete il testo, quello che trovate nei fasti. Sulla destra trovate l'analisi, quindi rimaniamo prima sul testo e poi vediamo. Nel testo che cosa troviamo? È solamente appunto una sinossi, non stiamo aggiungendo niente, ridisponiamo i dati per vederli meglio. Abbiamo che nel diluvio universale Giurgum fugge dall'Iraq, dal diluvio. Poi c'è una cosa, un elemento narrativo non chiaro, poi ci ritorno, e poi c'è il terzo elemento invece chiarissimo che Iram, figlio di Serm, sposa alcune figlie di Giurgum. L'elemento narrativo non chiaro, qui il numero 2, e il fatto che queste persone si insediano da qualche parte perché scendono dall'arca e si insediano. E in questo insediamento c'è un'acqua rovesciata. Cioè, finora abbiamo visto delle narrazioni in cui la gente si insedia a casa di altri. E questo qui c'è. Io scendo dall'arca, vengo dall'Iraq, quando scendo mi insedio a casa di altri. Questo l'abbiamo visto anche nella tradizione meccanica. Poi però c'è un elemento, come dire, che è la gioia dell'etnografo, soprattutto dell'etnografo strutturalista come Lévi-Strauss, cioè è un elemento che è rovesciato. Vi ricordate la tradizione meccana? Ci si insedia a casa d'altri presso una fonte d'acqua. Fonte d'acqua non c'è, manca. Qui invece
ci si insedia a casa da altri perché l'acqua è il contrario, è troppa, è il diluvio universale. Siccome però qui entriamo in dettagli abbastanza, come dire, da Dr. Subtilis, io vi metto questo fra parentesi e non lo considero un elemento narrativo, perché appunto ci distacchiamo dal testo e andiamo un po' oltre. Quindi qui troviamo solamente due cose, Giurun che fugge dall'Iraq e dal diluvio, e poi l'altro punto della narrazione ci dice che Iram, figlio di Sem, sposa alcuni figli di Giurun. Dopodiché abbiamo la tradizione di Babele, molto povera. I Giurun migrano da Babele con gli Amalecini. Dopodiché abbiamo la tradizione meccana. Ismaele fugge dal deserto con Agar, l'abbiamo appena visto. Ismaele fonda la città della Mecca presso la fonte sita nel territorio dei Giurun. E infine Ismaele sposa una donna dei Giurun. Passiamo alla colonna di destra. È chiaro che se guardate la prima riga, quello che abbiamo fatto finora da una prospettiva, guardiamolo da un'altra prospettiva. Sto parlando qua, adesso vado in fondo alla stanza. È lo stesso oggetto osservato da una prospettiva completamente differente. Adesso la prospettiva non è la colonna, ma è la riga. Giurun fugge dall'Iraq, i Giurun migrano da Babele e Ismaele fugge dal deserto. Se li guardiamo sulla riga, hanno tutti e tre un qualche cosa in comune. Questo è l'argomento. Siamo già nella discussione, nell'analisi. L'argomento è la migrazione forzata. Chi va via dal diluvio va via, ma non lo vuole, chi va via dalla torre delle Ide e chi scappa, parimenti, chi si trova nel deserto, anche lì è un movimento, una migrazione forzata. Guardiamo la seconda riga. La seconda riga è una sola, per noi. Perché il diluvio universale è qualcosa di incerto. Nella tradizione di Babele non c'è niente. La seconda riga è Ismaele fonda la città di Mecca presso una fonte sita nel territorio dei Giurun. Che cosa vuol dire? In generale, la fondazione di un insediamento presso le risorse idriche di un altro popolo. Qualcuno, Ismaele, fonda un insediamento presso una sorgente che tuttavia era un posto in cui c'erano già prima gli altri, cioè Ismaele e altri. Ismaele, terza riga, Iram, figlio di Sem, sposa alcuni figli di Giurun. E nella tradizione meccana Ismaele sposa una donna dei Giurun. Qui c'è un argomento in comune tra i due tipi di narrazione che è il matrimonio misto presso l'altro popolo. Quello che si diceva prima, quindi di una visione, senza adesso andare a vedere che cosa succede nel mito romano, ma già solamente nel mito arabo il popolo arabo nasce già come popolo misto. Poi, come dice il collega latinista Lentano, lo stesso succede anche per i romani, c'è un paragrafo del suo libro che si intitola «I romani non erano di Roma». Perché chiaramente se greci, aborigeni e quant'altro. Comunque su questo torneremo dopo. Per ora restiamo sul, come dire, sulle tradizioni narrative degli arabi. La sintesi rispetto al mito che ci interessa è quello delle origini. Il mito delle origini è fatto da tre cose nel mondo arabo, no? La migrazione, la fondazione di insediamento e il matrimonio misto. Bene, il mito delle origini da questo punto di vista più compiuto è quello della tradizione meccana, tutti e tre i temi. Segue quello della tradizione del diluvio universale, cioè di questi tre temi che caratterizzano il mito tripartito, nella tradizione del diluvio universale ne troviamo solamente due. Manca l'insediamento, manca la risorsa idrica. Ancora una volta, tutto quello che ci siamo raccontati è una storia lineare, una bella linea del tempo in cui c'è un prima e un dopo. Prima si scappa dall'Iraq, poi si scende dall'arca, poi ancora che cosa si fa, non lo so, qualcuno sposa le figlie di Giurun, anche gli altri due sono sempre sulla linea del tempo. Prima Ismaele fugge dal deserto, poi trova l'acqua e si insedia, e poi dopo ancora succede che sposa una donna dei Giurun, eccetera, eccetera. Tutto questo è la linea del tempo. E il narratore fedelmente riproduce tutto così. Se non che c'è un piccolo elemento di disturbo. Guardiamo bene l'ultima riga, prima colonna e terza colonna, cioè il matrimonio. Concentriamoci sul tema del matrimonio misto. Anche in questo caso la storia si ripete, cioè abbiamo sempre Iram, figlio di Sem, sposa alcuni figli di Giurun. Chi è Sem, figlio di Iram? Non è certo una figura biblica, ma il testo precisa chiaramente che è figlio di Sem, il quale è una figura biblica. Quindi una figura biblica lì a sinistra, il diluvio universale sposa una figlia di Giurun. Nella tradizione meccana, lì il rosso, ve lo dico a voce, è appunto Ismaele, più figura biblica di così, ancora una volta, sposa qualcuno che ha a che fare con Giurun, qualcuno che ha a che fare con Giurun. La storia cioè si ripete, qual è la storia che si ripete? Una figura biblica sposa una donna della stirpe dei Giurun.
o anche, più in astratto, figura biblica più matrimonio più donna della spirito di Dio. Ancora una volta, questi tre passi, vedeteli sulla linea del tempo. È vero che sono sulla linea del tempo, perché anche leggendo la Bibbia noi sappiamo che c'è prima il diluvio universale, poi sappiamo che c'è la tradizione di Babele, poi sappiamo naturalmente che Abramo, quando abbandona sempre nella Bibbia Ismaele nel deserto, rappresenta un evento che viene dopo la torre di Babele. Questa è la linea del tempo, ma in questa linea del tempo biblica c'è un fattore di disturbo, cioè che due eventi che nella linea del tempo stanno prima e stanno dopo, in realtà sono la stessa cosa. Cioè, l'evento che viene prima, Iran che sposa nel diluvio la figlia di Giurno, e l'evento che viene dopo, cioè Ismaele che sposa la donna di Giurno, in realtà sono esattamente la stessa cosa. Quindi sono un qualche cosa, un elemento fuori dal tempo. In cui tutto, quindi è un passo fuori dal tempo in cui l'argomento si riduce in uno schema, cambiano personaggio o cose, ma resta costante la relazione o funzione, cioè il matrimonio misto. Funzione è un termine di Proprio, questo è un tipo di analisi narrativa che dobbiamo a Proprio. Entrò in polemica poi con Levi-Strauss in realtà tra l'altro gli fece i complimenti, Proprio non comprende, eccetera, 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 eccetera. Però questo, quindi, è per rimarcare il fatto che è un'analisi, cioè quanto ci dice Proprio e quanto ci dice Levi-Strauss. È un'analisi che naturalmente chi vi parla non la parte sottoscrive, perché se ve la sto presentando, però consapevolmente vi dico che questa è la discussione, l'analisi, non è il testo. Ancora una volta, quindi, come si legge il mito delle origini? Beh, nel 1800 il mito si leggeva così, una lettura orizzontale o lineare. C'era una volta il diluvio universale e poi è arrivata, appunto, che ne so, è arrivata la città della Mecca, è arrivato Abramo che abbandona il deserto Agar. Questo è come nel 1800 si faceva l'esegesi bibliche, quindi poi anche l'analisi narrativa. Qui l'idea, come già per il mito di Romani, è proporre una lettura verticale, come se fosse un accordo musicale, cioè tutti questi elementi non sono uno dopo l'altro, ma sono tutti la stessa cosa. Cos'è questa stessa cosa? Ormai avrete capito che l'elemento narrativo Ira, figlio di Sem, sposa alcuni figli di Giun, e Ismaele sposa la donna di Giun, sono lo stesso elemento narrativo, cioè la figura biblica che sposa, come dire, un elemento autotono, una persona dei Giun. Come si legge, ancora una volta, attenzione, come dire, è come se fosse una lettura rapida di un testo, come se voi leggeste rapidamente un testo, che quale sia il vero significato non lo sappiamo ancora. Che cosa vuol dire una figura biblica, sposa una donna, eccetera, eccetera, qual è il senso ultimo di questo mito? Però la teniamo un attimo in sospeso, facciamo le cose, procediamo passo passo. Passo passo è il confronto, cioè tutto quello che abbiamo detto riguardo ai Romani, tutto quello che abbiamo detto riguardo agli Arabi può essere riassunto qui. Può essere riassunto qui vuol dire che io paragono quanto abbiamo visto nella Origo Gentis Romane e in particolare riguardo alle vicissitudini di Enea. Vicissitudini vuol dire quei tre elementi di narrazione che abbiamo visto nel testo. Paragono tutto questo a solamente la tradizione meccana, perché è quella più compiuta. La tradizione meccana, che è quella meno frammentata e più compiuta, che dice più cose. La tradizione meccana quindi viene messa, semplicemente raffrontata, messa a fianco di quella romana. Che cosa emerge? Proviamo a leggere ancora una volta secondo la riga e non secondo la colonna. Enea fugge da Troia. Ismaele fugge dal deserto con Agar. A entrambi è sottesa l'idea, quindi in entrambi c'è l'argomento della migrazione forzata. Passiamo alla seconda riga. Enea fonda la città di Lavinio presso uno stagno sito nel territorio di Latino, che vi ricordo sempre essere un elemento narrativo che in Virgilio non troviamo. Ismaele, invece, nella mitologia va sempre seguendo la riga, Ismaele fonda la città di Mecca presso una fonte sita nel territorio. Sono praticamente identici. E infatti sono lo stesso argomento, la fondazione di un insediamento presso le persone di un altro popolo. Terza riga. Enea sposa Lavinia, figlia di Latino. Ismaele sposa una donna del giorno. Matrimonio misto presso l'altro popolo. Questo è l'argomento in comune che i due elementi narrativi hanno. Ma andiamo oltre. Questi argomenti narrativi, io, come dire, un po' per il mio ritocco linguistico, li ho visti un po' da una prospettiva linguistica, quindi grammaticale,
che è poi l'analisi del mito che in parte propone Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dà una definizione sconcertante come tutte le definizioni brevi, quindi tanto per impatto quanto poi per brevità. Lévi-Strauss dice: che cos'è un elemento narrativo? Che cos'è l'unità minima che definisce il mito? È il mitema. Quando è questo termine, poi cosa dice? Il mitema che cos'è? È una frase con soggetto predicato. Diciamo che proviamo a vedere questa cosa da questo punto di vista. L'argomento è in fondo un'azione, vedete, una migrazione, una fondazione, incontrare, matrimonio, sposarsi, tutto quello che volete. Di questa azione c'è un soggetto ben preciso che è straniero, è sempre straniero, tanto nel mito arabo quanto in quello romano. Nel mito romano il soggetto straniero è greco, nel mito arabo è una figura biblica, sempre, in tutti questi tre tipi di azioni. Parimenti, il destinatario, quindi tutto quello che volete, chi in qualche modo riceve l'azione, il complemento oggetto, il complemento di vantaggio, il complemento di tempo, tutto quello che volete, chi riceve l'azione del soggetto, il destinatario è sempre autoctono. Cioè, naturalmente il destinatario compare nella seconda riga e nella terza, cioè nella fondazione del matrimonio misto. È sempre autoctono perché nel caso del mito romano è romano, cioè ha origine, è nato lì un discendente latino, di latino, tutto quello che volete. Invece nel caso del mito arabo è appunto un discendente di Giulio, quindi è autoctono alla civiltà. Questo è quello che emerge dal confronto, cioè operando un confronto tra i due miti delle origini per come ci sono noti da queste due opere, sicuramente emerge al di là dei due popoli un solo mito delle origini, o forse più precisamente una sola struttura di mito. A questo punto la domanda scusate, proprio questo era, come dire, un momento di suspense, fulmine dal cielo, stile Frankenstein. Come si spiega? Cioè, posto che questi due miti sono molto simili, sono uguali, questo è un che cosa, ma non è un perché. Come spieghiamo questo? Naturalmente la spiegazione è lungi da me dal poterla fornire, vi posso solamente dire quello che emerge da quanto abbiamo analizzato. Lungi da me fornirvi una spiegazione vuol dire che in questo momento vi fornisco un'indicazione, una spiegazione che nasce dai dati che abbiamo. Questi dati non escludono, come ammette lo stesso Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dice: quando io opero un'interpretazione strutturale, è sempre un'interpretazione di superficie, non posso escludere le letture storiciste del mito, cioè che sia esistito veramente un Eneo, un Giurgum, non posso escluderne anche le interpretazioni psicanalitiche, pensate al mito di Edipo, eccetera, eccetera. Qui una per tutte, se non ricordo male, l'acqua, l'archetipo indiano. Quindi quello che vi vado a dire non entra in questo tipo di mondo di spiegazioni che è molto, molto variegato, complesso. Mi limito a una spiegazione di natura concreta, molto terra-terra, biologica, funzionalista, che è quella di Malinowski, che non funziona in assoluto, ma che si applica solamente in questo caso con gli elementi narrativi che abbiamo. Cioè, una volta che abbiamo assodato, che ho operato una lettura verticale, tutto quello che volete, che è l'arrivo di Enea presso Latino, questa è l'etichetta a cui io do al mito delle origini, quello che trovate qui, l'arrivo di Enea presso Latino, è come lo chiama l'autore dell'Origo Gentis Romane, vuol dire il mito delle origini di Roma, il mito delle origini del popolo romano. E la tradizione narrativa meccana su Giurum, che ancora una volta vuol dire il mito delle origini relativo a Giurum che abbiamo appena visto. Abbiamo assodato finora che c'è una figura, un soggetto straniero che sposa in qualche modo, che interagisce con un destinatario autoctono. Questo era quello che abbiamo visto nella precedente slide. Adesso l'idea è muovere un passo in avanti, cercare di andare un po' più a fondo della questione. Allora, il passo in avanti è questo, cioè c'è quello che lì dovrebbe essere in rosso, vi dico a voce. C'è appunto un soggetto straniero, la spiegazione è questa, è lì nel cartiglio, il soggetto straniero soddisfa bisogni vitali insieme a un destinatario autoctono. Che cosa si intende per bisogni vitali? L'asterisco, bisogni vitali secondo Malinowski sono due: il bisogno primario che è il nutrimento, il sostentamento, quindi in questo caso l'acqua serve per bere, serve per dissetarsi. Il bisogno secondario secondo Malinowski è la relazione sociale. Quindi in questo caso
gli dedicò via famiglia e così via. Quindi la spiegazione che possiamo dare al mito dell'origine del popolo romano e al mito dell'origine del popolo arabo, e solamente in questi due casi, sulla base del materiale che abbiamo visto, è questa. E in entrambi i casi questo mito è, riceve questa spiegazione, va spiegato così. È un soggetto straniero il quale soddisfa i propri bisogni vitali insieme a un destinatario autoctono sulla falsariga di Maria Rosa. E con questa spiegazione che, ribadisco, rimane parziale, concludo il mio intervento e vi ringrazio per la partecipazione e l'attenzione.